Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere una stampante eccezionale, la più veloce stampante che io abbia mai provato, ma soprattutto una stampante che mi ha dato dei pezzi stampati in modo meraviglioso. Questa è la FL Sun Super Racer, una stampante 3D a delta che stampa molto velocemente, Super Racer proprio perché è davvero velocissima. Sono riuscito a stampare sia pezzi grandi che pezzi piccoli con una velocità straordinaria. Non ho mai provato una stampante 3D che stampi a questa velocità e soprattutto che stampi così bene. Solitamente se si stampa a grande velocità i risultati possono venire accettabili, è difficile che vengano bene. Questi invece sono venuti benissimo, tutti, sia quelli grandi che quelli piccoli. Questa me l'ha inviata il sito Cafavo e vi lascio il link giù nel primo commento e nella descrizione, così potrete dare un'occhiata a tutte le caratteristiche ed eventualmente decidere di acquistarla. Spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto. Il suo prezzo orientativamente è 450 euro. Diciamo che per il tipo di stampante non sono tantissimi, sicuramente non sono pochi come spesa, ma chi ha intenzione di comprare una stampante 3D, se compra questa riesce ad avere degli ottimi risultati, soprattutto perché i pezzi rimangono fermi sulla base, quindi non subiscono alcuna inerzia nel movimento del piatto, e perché l'estrusore si muove molto velocemente, permettendoci di ottenere gli stessi risultati, ma con un'ottima qualità, che si possono ottenere con altri stampanti, ma nella metà del tempo. Quindi guardiamolo da vicino, vediamo com'è fatta e soprattutto osserviamo i pezzi che mi ha regalato. Iniziamo. E allora ragazzi, questa è la nostra stampante 3D FL Sun Super Racer, una bella stampante grande che ci permette di ottenere, come ho detto poco fa, degli ottimi risultati che adesso osserveremo. Allora, innanzitutto la struttura è robusta e si monta con facilità. È necessario avvitare per ogni profilo laterale 4 viti sulla parte bassa e 4 viti sulla parte alta. Praticamente la stampante, una volta avvitate queste viti, è già pronta per lavorare. Poi è necessario fissare semplicemente ad incastro questi giunti sferici. Si tratta di giunti sferici in fibra di carbonio, molto leggeri e resistenti. All'interno dei profili ovviamente sono presenti le cinghie con un sistema per regolare la tensione, semplicemente avvitando e svitando questo pomellino. In dotazione viene dato anche il manuale di istruzioni, nel mio caso è arrivato in inglese. Questo è l'hotend, bellissimo, con la giusta leggerezza che ci permette di avere dei movimenti precisi ad una velocità molto alta. Ovviamente è una stampante Bowden, non è direct drive, e l'estrusore lo troviamo da questa parte. Più in alto quindi troviamo anche il reggibobina con il filamento che entra da questo foro e che va a finire direttamente nel nostro hotend. Qua sulla destra troviamo il display attaccato magneticamente a questo sistema, che è possibile anche snodare per regolare la posizione, quindi possiamo orientarlo a piacimento in base alle nostre esigenze. Ed è un display touchscreen che adesso accenderemo e vedremo. Questo è il piatto di stampa in vetro microforato, che è possibile anche staccare svitando queste viti e quindi di conseguenza i supporti che lo tengono fisso. Offre un'ottima adesione. E forse più del necessario, perché essendo un piatto di stampa fisso non è necessario che abbia tutta questa adesione. Comunque i pezzi rimangono ben incollati fino a quando non si raffredda. E come vedete da questi segni, in alcuni punti aderisce forse un po' troppo. Comunque nulla di eccessivo. Questi sono i pezzi che ho stampato e che adesso osserveremo. Ma prima continuiamo a guardare alcune caratteristiche. Sulla parte alta di ogni profilo sono presenti dei fine corsa ottici, quindi questa parte entra all'interno di questa fessura, quindi fa fermare il movimento. Adesso guardiamo invece i pezzi che ho stampato. Allora, il primo che ho voluto stampare è stato questo, che si trova direttamente all'interno della SD. Ragazzi, è semplicemente un piccolo bulloncino, però guardate come è stato stampato bene. E l'ho stampato molto velocemente, guardate anche i dettagli, tutto stampato davvero benissimo. Soprattutto per la velocità, ma vi metterò alcune inquadrature nelle quali si vede il display che indica la velocità di stampa, e per alcune riprese ho affiancato anche un telefonino con lo scorrimento del tempo, in modo da poter vedere che le riprese erano in tempo reale.
sembrano quasi delle riprese accelerate. Io sono rimasto sbalordito nel vedere un movimento dell'hotend così accelerato e soprattutto i risultati di stampa così perfetti. Ovviamente però per queste velocità è necessario assolutamente alzare le temperature di stampa, altrimenti non riusciamo ad avere una fusione corretta e ovviamente i pezzi potrebbero venire sotto estrusi. E infatti mi è successo durante la stampa di una testa di Moro di sbagliare l'impostazione, più la velocità eccessiva ovviamente ha sotto estruso e anche l'estrusore aveva difficoltà, saltava perché non riusciva a spingere alla giusta velocità. Dopodiché ho stampato anche questa Benji, ragazzi, stampata anche questa con una velocità elevata e contemporaneamente a questo cubo che ci permette di vedere pure la precisione degli assi. Guardate che meraviglia, stampata benissimo, un pochettino di stringing da questa parte, ma è comprensibile per la velocità. Solitamente questi difetti si ottengono con stampanti che stampano a velocità normale e invece in questo caso ne abbiamo avuti pochissimi e semplicemente rimovibili con il passaggio del dito, si pulisce in un attimo e stavamo stampando molto velocemente. L'unico difetto durante questa stampa è stato purtroppo per causa mia, perché ho abbassato troppo la regolazione dell'asse Z e quindi è venuto un poco schiacciato. Infatti anche nel cubo si vede che è un pochettino schiacciato e le misure non corrispondono, ma a parte la presenza di un minimo di stringing, un cubo con questi risultati non lo vedevo da un po' di tempo, sia sulla parte alta, sulle pareti, la parte interna e tra l'altro rispetto a tante altre stampanti ci sono pochissimi cedimenti sulle parti sospese. Anche la trama rilasciata sulla parte bassa, quella che aderisce sul piatto di stampa, è gradevole, quindi davvero un bel risultato. Ovviamente di questo metterò anche un'inquadratura. E allora facciamo subito la prova per vedere la precisione dei vari assi. Siamo a zero con il calibro chiuso, quindi proviamo da questa parte e abbiamo 30 mm, punto 23, ma comunque sono 30 mm. Da quest'altra parte abbiamo pure 30 mm, come vi dicevo, per l'asse Z invece siamo a 29,73. L'asse Z risulta un pochettino di meno perché essendo schiacciato ovviamente in quel caso non poteva avere le dimensioni corrette. Anche questo un vaso stampato ad alta velocità che non presenta alcun tipo di difetto, ragazzi, né cuciture né nulla. E su questo vedrete come la stampante autoregola la propria velocità, perché calcola il tempo di raffreddamento del filamento e di conseguenza regola la velocità in modo da consentirci una stampa ottimale. Infatti nella parte in cui il diametro è inferiore viaggiava ad una velocità più bassa, man mano che il diametro si stava allargando in questa zona un poco più panciuta la velocità diventava più alta per poi diminuire in questa parte e riaumentare nella sommità. Dopodiché ho voluto stampare questo truschino, ragazzi, anche questo stampato velocemente, guardate che precisione, che tolleranza, combacia tutto a perfezione. Il risultato mi piace pure tantissimo, considerate sempre che è stato stampato a 200 mm al minuto e guardate anche la precisione delle tacche, il riferimento dei numeri, ragazzi, davvero un ottimo risultato. E questo truschino mi tornerà utile per tantissimi lavori. Quindi guardiamo tutte le riprese, dopodiché continuiamo a guardare qualche altra caratteristica, soprattutto questo eccezionale display e la procedura di autolivellamento. Guardate sempre il timer, quindi lo usiamo come riferimento sempre per avere un paragone del tempo che scorre, per vedere movimenti della testa, quindi dell'utente mentre lavora. E siamo ad una velocità che oscilla fra 200 e 130 mm al minuto, quindi una stampa sta facendo davvero ad una velocità elevata.
Sulla parte sinistra della base troviamo il tastino di accensione e l'ingresso dell'alimentazione, quindi l'accendo. E allora ragazzi, all'accensione abbiamo questa bella animazione, dopodiché il logo FL Sun, e poi ci compaiono delle icone che ci permettono di dare diversi comandi e cambiare alcune impostazioni. In basso abbiamo il tasto set che ci permette di gestire lo spegnimento dei motori, di regolare la velocità delle ventole oppure di ripristinare il tutto. Poi abbiamo ovviamente la voce print che ci permette di scegliere i file da stampare. Nel caso in cui siano presenti più file, con queste freccette possiamo scorrere a destra e a sinistra per selezionare quello che preferiamo. Invece il comando tools ci permette di regolare le temperature sia manualmente cliccando su questa casellina e poi digitando la temperatura che preferiamo, oppure direttamente premendo su PLA, quindi con la preimpostazione della temperatura che preferiamo per il PLA, oppure ABS. E questi comandi servono invece per disattivare il riscaldamento. Questo invece è il comando per l'estrusore per inserire ed estrarre il filamento. Questo ci permette di muovere gli assi. Questo invece è il comando per quando sostituiamo il filo. Questo è per l'autolivellamento, e con questo possiamo scegliere il linguaggio, quindi diverse lingue tranne l'italiano, ma io lo sto utilizzando senza aggiornamento, quindi probabilmente con l'aggiornamento troveremo anche la lingua in italiano. Poi abbiamo il tastino info che ci dà tutte le informazioni sulla macchina, quindi il modello FL Sun Super Racer, volume di stampa 260x330 mm, il firmware Marlin 2.0.8 versione V1.3, e poi anche i contatti per eventuali assistenze. Sulla parte alta troviamo la temperatura, in questo caso 30 gradi, sia per quanto riguarda il nozzle che per quanto riguarda il piatto di stampa, perché adesso questi elementi sono a temperatura ambiente e all'interno del mio piccolo laboratorio in questo momento ci sono 29 gradi e mezzo, quindi 30 gradi praticamente corretto. E allora adesso vediamo invece la procedura di autolivellamento. Prendo dal cassettino in basso l'accessorio che serve proprio per l'autolivellamento, e all'interno della confezione, oltre a questo accessorio, troviamo anche una busta con all'interno sia un tubicino di ricambio, alcune chiavi, anche un nozzle, il grasso da poter mettere nei giunti sferici, ma comunque arriva già ben ingrassato. Ma vi faccio vedere appunto come funziona il livellamento. Va messo questo accessorio sulla parte bassa, è magnetico, quindi non dovete montare nulla, semplicemente si poggia e viene messo nella posizione corretta. Dopodiché va collegato questo spinotto di colore bianco all'unico libro di colore bianco. E a proposito di colori e di collegamenti, quando la montate i collegamenti sono molto facili, perché ogni spinotto va collegato a quello corrispondente dello stesso colore. Quindi una volta montato ad incastro lo tende nei giunti sferici, si collegano questi spinotti e in un attimo davvero la stampante è pronta. Pensate, non ho fatto la ripresa dell'intero montaggio perché pensavo ci volesse tantissimo tempo, e invece ho sbagliato, perché l'ho montato in così poco tempo che rientrava tutto, forse senza nemmeno accelerare tutte le riprese. Comunque prendiamo questo display, vi faccio vedere quali sono i comandi. Quindi andiamo su tools, scegliamo l'autolivellamento e mi chiede se io ho utilizzato già, ho montato l'accessorio. Gli diciamo di sì, ovviamente questo andrebbe fatto con le temperature corrette, quindi prima preriscaldate. Dopo che gli diciamo di sì, si abbasserà lo tend, prima fa un check velocissimo, dopodiché si abbassa lo tend e inizia a fare dei check su tutto il piano di stampa. Ovviamente queste riprese le farò in modo accelerate, lo farò in tempo reale solamente quando vi spiegherò i vari passaggi, quindi osservate. A questo punto, dopo aver fatto il primo check di alcuni punti, inizierà il vero e proprio autolivellamento, quindi si abbassa e andrà su diversi punti per memorizzare qual è il corretto posizionamento che deve avere durante la stampa. Rallenta finché il sensore non tocca il piatto di stampa, dopodiché si sposta sollevandosi di poco e si riabbassa su tutti gli altri punti. Quando il sensore tocca il piatto di stampa, come notate, si accende anche un LED di colore blu a conferma che il sensore ha ricevuto il giusto segnale. Ok, a questo punto torna in alto. I sensori di fine corsa lo informeranno di quale sarà l'altezza massima di tutti e tre gli assi. E quindi a questo punto potremo regolare anche lo zero, quindi lo Z offset. Quindi a questo punto, sempre tramite il display touch, dobbiamo portare la Z a zero, quindi abbassare completamente lo tend. Io gli chiedo di farlo, ma lui mi dice: prima hai rimosso l'accessorio che serve a fare l'autolivellamento.
A questo punto lo tolgo semplicemente tirandolo così, stacco il connettore e posso riporlo nel cassettino. Gli diciamo di sì, si abbasserà e continuerà quindi ad arrivare fino quasi a toccare il piatto di stampa per permettermi di regolare l'altezza. Ok, a questo punto piego in due un pezzo di carta, lo metto sotto all'estrusore e tramite il comando aggiusta asse Z posso regolare l'altezza con questi comandi finché il foglio non viene trattenuto mai in modo leggero, non deve rimanere bloccato. Quindi posso regolarlo di 0,1 o di 0,0125. Lo abbasso di 0,1, controllo, ancora si muove. Quindi una volta regolato il livellamento, clicchiamo su salva, si alzerà lo stand e ci permetterà quindi di stampare con il piatto perfettamente livellato. Ok, livellamento completato. Sono stati necessari circa 2-3 minuti per completare tutta la procedura e tra una stampa e l'altra non è necessario fare sempre il livellamento. Io consiglio di farlo ogni volta che si accende, però in teoria una volta livellato andrebbe bene un solo livellamento per diverse stampe, anche perché la struttura è molto solida, davvero robustissima. Il piatto è fisso, è difficile anche colpirlo perché la struttura ci impedisce di colpirlo e quindi di rovinare un eventuale livellamento, quindi ne basterebbe uno per diverse stampe. E questa invece è la testa di Moro che stavo stampando quando non ho regolato correttamente la temperatura, come vedete nella parte di posteriore è un po' sottoestrusa, tra l'altro i supporti si sono attaccati, si sono rovinati gli occhi, insomma non mi è venuta effettivamente una bella stampa, ma è stata colpa mia perché non ho regolato la temperatura nel modo giusto. Infatti l'estrusore saltava, non riusciva a spingere, a dare la giusta quantità di filamento perché non si scioglieva con la giusta velocità. Come avete sentito durante il livellamento, questa stampante si muove in modo silenzioso. L'unico rumore che si sente durante la stampa è quello dell'estrusore, che comunque non è eccessivo. Quindi avviamo una stampa in questo momento, stampiamo la Benchy assieme al cubo. Adesso vedrete che si abbassa, inizierà la stampa e inizierà ad una velocità non eccessiva, comunque velocemente. Guardate qual è il suo comportamento. Ovviamente questo con il livellamento che abbiamo fatto poco fa. Questo è il primo strato. Va bene, adesso inizierà ovviamente a fare tutta la base, eccetera. Come sentite, è silenziosissima, anche avvicinando il microfono, non sentite assolutamente il rumore. Quindi una stampante silenziosa che lavora bene. Adesso sta facendo il primo strato della Benchy. Ragazzi, sentite il rumore? Secondo me è una stampante tra le migliori, se non la migliore. Sta iniziando a correre e io non sento assolutamente alcun rumore. E il risultato con questa velocità e con questa silenziosità, con questa qualità, non ce l'ha praticamente nessuna stampante. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche. Andate a dare un'occhiata al link che vi lascerò nel primo commento nella descrizione per vedere se riesco a ottenere anche un codice di sconto. E ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo, dalla testa di Moro sottoestrusa e dalla FL Sun Super Racer. Ai prossimi video. Ciao ragazzi.